Ciao a tutti, benvenuti da Chiara su Divertirsi in Cucina. Oggi insieme prepariamo la torta Mumù o torta a macchie. È una torta semplice, golosa e veloce da preparare, ottima per la colazione e per la merenda. Vediamo insieme come prepararla. Per questa ricetta avremo bisogno di 130 ml di acqua, 130 ml di olio di semi, 200 g di zucchero, 250 g di farina 00, 50 g di cacao amaro in polvere, 3 uova, una bustina di lievito per dolci e una bustina di vanillina. Per prima cosa inserisco le uova e lo zucchero all'interno di una ciotola e mescolo con lo sbattitore elettrico. Aggiungo l'acqua e l'olio e mescolo. Infine la farina, il lievito e la vanillina. Mescolo. Da questo impasto togliete 2 mestoli di composto e teneteli da parte. Versate l'impasto all'interno di uno stampo da 24 imburrato e infarinato. Al restante impasto aggiungete il cacao in polvere. Mescolate. Adagiate a cucchiaiate l'impasto al cacao sulla superficie della torta in modo da creare l'effetto Mumù. Distanziate l'impasto al cacao in modo da ottenere una superficie a macchie. Poi infornate in forno caldo statico a 180 gradi per circa 35-40 minuti. Fate sempre la prova a stecchino per verificare la cottura. Ed eccola qui la torta Mumù appena sfornata. Come avete visto, è una torta semplice e veloce da preparare. E adesso vi faccio vedere l'interno. Eccola qui. È morbidissima e le macchie ci sono tutte. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Se provate a farla, fatemi sapere. Se vi fa piacere, commentate, lasciate like e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo alla prossima video ricetta. Ciao!